Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. In questo numero apriamo con il Vangelo della solennità di Pentecoste e il commento di Suor Paola Rizzi. In primo piano il Sinodo Diocesano dei Giovani, che questa domenica conclude la sua fase celebrativa. Poi la celebrazione lo scorso 11 maggio al Santuario della Misericordia di Castelleone dell'anniversario dell'apparizione della Madonna. Quindi la festa dei cresimandi e dei cresimati con il Vescovo al Palazzetto dello Sport di Cremona. Infine, gli appuntamenti della settimana. Per leggere insieme il Vangelo di questa domenica di Pentecoste siamo nella chiesetta di Santa Maria rivolta ad Adda e quindi anche in compagnia della Madonna in questo mese di maggio. Il Vangelo di oggi è un Vangelo bellissimo perché è un Vangelo pieno di promesse. È un Vangelo in cui Gesù, mi viene da dire, dà il meglio di sé nel guardare al futuro e nel riempire il nostro futuro di speranza. Se ci fate caso, tutti i verbi di questo Vangelo sono al futuro. Il nostro è un Dio che guarda avanti, non guarda indietro. Il nostro è un Dio che non conosce la parola ormai, che non dice ah, una volta, ah, quando eravamo in tanti, ah, quando eravamo giovani. È un Dio che guarda avanti perché sa che il suo braccio non si è accorciato, sa che il suo amore si moltiplica continuamente, sa che la provvidenza non verrà mai meno, sa che possiamo continuare a fidarci. Ed è un Gesù che promette lo Spirito e in questa promessa dello Spirito dà una definizione bellissima dello Spirito Santo, lo chiama il Paraclito. È una parola greca che significa semplicemente colui che sta accanto, colui che ti è vicino, è il difensore, colui che ti aiuta nel momento della difficoltà. Non è colui che ti impedisce di soffrire, ma è colui che nella tua sofferenza è lì vicino. Tu non sei più solo. E infatti un'altra definizione dello Spirito è il consolatore, colui che è con chi è solo e quindi non è più solo. È una certezza grande questo Spirito che il Signore ci dà, la certezza che il cristiano ha di non potersi mai più permettere il rischio di essere solo. E penso in questo momento alle tante persone sole, penso agli anziani, agli ammalati, ma anche a tanti giovani che vivono degli abissi di solitudine profonda. Che bello sarebbe se riuscissero a gustare questa presenza dello Spirito che è consolatore, che porta con sé la compagnia di Dio, che non viene mai meno. E cosa fa lo Spirito? Gesù dice: lo Spirito verrà e vi dirà tutto ciò che avrà udito da me. Cioè lo Spirito non inventa nulla di nuovo, porta ciò che Gesù ci ha già detto. È come se Gesù facesse il lavoro del facchino, del fattorino, prende ciò che è proprio di Gesù e ce lo dona, ce lo rinnova, ce lo ricorda. Mi viene in mente in questo senso il padre Francesco Spinelli, che definiva se stesso l'umile fattorino di Dio. Lui tutti i giorni faceva il pieno di amore di Dio, stando in adorazione prolungata davanti al Signore, per riempirsi di Dio e per poi portarlo ai fratelli più poveri che incontrava. Il cristiano è questo, è uno che si riempie di Spirito per portarlo, esattamente il lavoro che fa lo Spirito e il lavoro che chiede a noi di continuare a fare nella Chiesa. E il Signore infatti ci dice di essere testimoni di questo Spirito che è uno Spirito vivo, è uno Spirito di novità, è uno Spirito di creatività, è uno Spirito che ha il coraggio di inventare sempre piccoli gesti nuovi, di vita nuova, di affetto nuovo, di attenzione nuova. Papa Francesco, nell'ultima sua esortazione sulla santità, scrive
che lo Spirito sorprende e spiazza, perché ci fa uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante. Dove c'è lo Spirito c'è la vita, c'è la novità. La santità è questa vita nuova che continuamente dentro di noi e attorno a noi possiamo mettere attraverso la nostra quotidianità di ogni giorno. Il Sinodo dei Giovani nasce da un'idea maturata fin dall'inizio del ministero del Vescovo Napoleoni: sondare il terreno della Chiesa cremonese in quella fascia delicata e complessa che è il mondo giovanile. Un sinodo non sui giovani, ma dei giovani credenti, interpellati su questioni fondanti la loro esistenza all'interno della Chiesa. Con l'inizio della fase ante-preparatoria, il compito di predisporre calendario e strumenti è stato affidato dall'Ufficio di Pastorale Giovanile alla Segreteria del Sinodo, ufficialmente indetto dal Vescovo il 1 novembre 2016. Confortato anche dai frequenti incontri con gli stessi giovani che, affamati di Dio e di senso, sto imparando a conoscere ed amare nelle nostre comunità, indico ufficialmente il Sinodo dei Giovani della Chiesa Cremonese. La fase preparatoria, da gennaio a settembre 2017, ha richiesto alla segreteria del Sinodo di elaborare materiali da offrire alle singole realtà parrocchiali per favorire confronto e discernimento. 10 schede tematiche multimediali per avviare il dibattito in oratori, associazioni, movimenti, nella comunità del seminario e con i giovani detenuti del carcere di Cremona. Tema 5 significative dinamiche dell'esperienza giovanile: il rapporto con la Chiesa, il mondo degli affetti, la visione del futuro, la vita di fede e gli stili di vita. Momenti di particolare ascolto con il Vescovo sono stati dedicati all'esperienza dei giovani lavoratori a Casalmaggiore e a Cremona, agli studenti universitari della Cattolica, sotto le stelle in un momento pubblico di proposta informale sui temi sinodali, e in tutti i numerosi appuntamenti della vita diocesana del 2017. Ulteriore esperienza, di taglio più spirituale, è stata, in agosto 2017, la scelta di una settimana di condivisione presso la comunità ecumenica di Tesé, da decenni impegnata nell'accoglienza delle giovani generazioni del mondo. Nella fase pre-sinodale, il frutto degli ascolti diffusi sul territorio è confluito nell'Instrumentum Laboris, testo di sintesi che ha tracciato il lavoro concreto dell'Assemblea Sinodale, consegnato negli ultimi mesi del 2017 ai giovani delle singole zone pastorali, dalle quali sono stati eletti 106 membri effettivi del Sinodo, in maggioranza giovani, ma anche adulti, sacerdoti e religiosi. A ciascuno il Vescovo ha consegnato il mandato ufficiale per partecipare alle 5 assemblee plenarie. Così il Sinodo è finalmente entrato nella sua vera fase celebrativa. Da gennaio 2018 il Sinodo Cremonese dei Giovani ha avviato la fase assembleare. I temi e le provocazioni dello strumento di lavoro sono stati affrontati nella riflessione condivisa a piccoli gruppi nelle 5 zone pastorali della diocesi. Una veglia di preghiera zonale per le comunità cristiane delle singole zone ha preceduto gli appuntamenti in calendario. Ha avviato il percorso assembleare nel mese di gennaio 2018 la zona pastorale 4, a Sospiro, tema della convocazione, la Chiesa.
La complessa tematica del mondo affettivo dei giovani dinanzi alla proposta cristiana è stata affrontata nel mese di febbraio 2018 a Sorresina, nella zona pastorale 2. Nel marzo 2018, la terza tematica suggerita dallo strumento di lavoro ha gettato lo sguardo al futuro desiderato e costruito dai giovani. A Rivolta d'Adda, nella zona 1, il sinodo è stato accolto dalle suore adoratrici. La zona pastorale quinta, a Casalmaggiore, ha invece ospitato l'assemblea sinodale che in aprile 2018 ha riflettuto sul tema della fede. Il percorso ha dedicato l'ultima tappa agli stili di vita oggi praticati dai giovani, scegliendo la zona 3, cioè le parrocchie della città di Cremona, e la solennità di Pentecoste, celebrata in cattedrale, per affidare al discernimento del vescovo il frutto del complesso lavoro dell'assemblea. Un seme gettato nella storia della nostra Chiesa locale che, con la forza dello Spirito di Cristo e la collaborazione delle comunità cristiane, attende di essere coltivato con fiducia. Per Castelleone la giornata dell'11 maggio non può che essere al Santuario della Madonna della Misericordia, e così è stato anche quest'anno. In tanti, sin dal mattino, hanno fatto sosta in questo suggestivo luogo di devozione mariana. L'11 maggio, infatti, si ricorda la prima delle apparizioni di Maria a Domenica Zanenga, continuate anche nelle tre giornate successive, sino al 14 maggio 1511. Proprio in ricordo di questo storico evento, ogni anno l'intera cittadina si fa pellegrina al santuario situato appena fuori il borgo. Per tutti, l'appuntamento è stato in mattinata nella chiesa parrocchiale. Dopo un momento di preghiera introduttivo, tutti si sono messi in marcia. Ad aprire la processione, il folto gruppo dei ragazzi del catechismo. Insieme al parroco e rettore anche del santuario, Monsignor Amedeo Ferrari, che dopo l'estate lascerà Castelleone per assumere l'incarico di rettore del santuario di Caravaggio, c'erano i vescovi di Cremona, Monsignor Napoleoni, e l'emerito Dante Lafranconi. Dietro a loro, in fascia tricolore, il sindaco Pietro Fiori. Percorso accompagnato dalla banda di Castelleone è stato cadenzato dalle decine del rosario. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. In pellegrinaggio verso il santuario c'era davvero tutto il paese, giovani e adulti, tutti vestiti a festa. Non mancavano neppure i più anziani, con gli ospiti della locale casa di riposo sulle loro carrozzine, accompagnate da familiari e volontari. Un cammino in cui riscoprire l'essere figli e fratelli, come ha sottolineato il vescovo Napoleoni prima della partenza. Giunti al santuario, prima dell'ingresso in chiesa, tutti sono stati aspersi con l'acqua benedetta dal custode del santuario, Don Rinaldo Salerno. Un gesto atteso e sentito, cui neanche i sacerdoti si sono voluti sottrarre. Thank you.
Quindi in chiesa un ulteriore gesto della tradizione, la preghiera di affidamento alla Vergine. Subito dopo, l'omaggio del cero da parte dell'amministrazione comunale. Proprio le parole di Maria a Domenica sono state riproposte in apertura della solenne Eucaristia. Tutti preghino Dio e facciano penitenza dei loro peccati. Troppo offeso è il Signore. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo Napoleoni, che nell'omelia ha riproposto l'immagine dell'incontro, invitando quindi i castelleonesi a custodire con cura la memoria di questo giorno, trasmettendone il significato alle nuove generazioni. Stamattina, arrivando a Castelleone col Vescovo Dante, siamo entrati all'ingresso laterale. Subito c'era un bel gruppo di chierichetti pronti a fare gli ultimi preparativi. E dunque il primo incontro è stato con dei bambini, dei ragazzi, dei giovani che senza saperlo ci hanno raccontato che oggi qui è grande festa. E poi entrando in chiesa, e poi in processione, con le famiglie, con i bambini, con le persone più anziane, e abbiamo riempito la casa della Madonna per ascoltare un racconto, per vivere un incontro che rigenera la nostra speranza. Il clima di festa era chiaramente visibile anche negli spazi attorno al santuario, tra il gioco dei più piccoli e lo shopping tra le bancarelle. Momenti speciali attraverso i quali Castelleone ogni anno si affida a Maria per far sì che la festa dell'Apparizione non si trasformi solo in un lontano ricordo, ma in un presente di vita e di fede. Quattro supereroi hanno accolto lo scorso 12 maggio al Palazzetto dello Sport di Cremona i ragazzi della Cresima, radunati come ogni anno per l'incontro diocesano promosso dalla Federazione Oratori Cremonesi. Molto grossi! Proteggeremo il mondo dalla devastazione! Uniremo tutte le forze! Questa è la nostra missione! Vivremo nel nome della verità e dell'amore! Il momento di animazione all'insegna del divertimento ha anticipato il tema del pomeriggio, che ha aiutato i ragazzi a riflettere sui poteri che derivano dai sacramenti. Siamo proprio dei veri leader. Beh, ma d'altronde non potevamo fallire con i nostri superpoteri. Sulle gradinate oltre un migliaio di adolescenti accompagnati da catechisti e sacerdoti. Una cinquantina di gruppi parrocchiali provenienti da tutte e cinque le zone pastorali della diocesi. L'ingresso del vescovo ha dato il via ufficiale all'incontro, proseguito subito dopo con i provocatori suggerimenti di uno strano personaggio dal fare un po' diabolico. Mettetevelo bene in testa! Nessuno salva il mondo e nessuno salva la vostra vita, a parte voi ovviamente, cioè voi, sì, tu, sì, anche tu puoi essere un supereroe. Il tentativo di convincere i ragazzi a contare solo sulle proprie forze, senza fidarsi di nessuno e facendo ogni cosa pur di raggiungere il successo della vita, è stato subito contrapposto a tre testimonianze decisamente più positive. Don Francesco parlava e faceva, usava una vendetta un po' speciale. Era la vendetta dei santi. Questa vendetta dei santi era il perdono. Lui si è trovato spesso davanti a gente che l'ha imbrogliato, che l'ha fatto arrabbiare, che gliene ha combinate di tutti i colori. E lui davanti a queste situazioni
ha perdonato. Questa era la sua vendetta. La figura del beato Francesco Spinelli, che presto sarà santo, è stata proposta da una giovane che nelle prossime settimane entrerà ufficialmente nella famiglia religiosa da lui fondata, l'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda. Purtroppo oggi non posso essere con voi perché sono impegnato in una cosa per me molto importante, il ritiro prepartita della Nazionale Italiana Amputati. È stato poi letto il messaggio di Francesco Messori che, nonostante l'amputazione di una gamba, è riuscito a coronare il proprio sogno di diventare calciatore. Da ultimo ha preso la parola un giovane che ha raccontato che cosa significa essere padrino di un cresimando. Innanzitutto mi sono domandato che cosa chiede a me il Signore per assumermi il ruolo di padrino. Che presupposti devo avere? Di sicuro mi chiede di riordinare la mia fede, di fare mente locale su ciò che può significare fare il padrino e il senso che ha per me questo ruolo. Ci sono riuscito a fare tutto questo. Sono quindi stati portati al centro della scena i tre segni dell'iniziazione cristiana: il pane, richiamando l'Eucaristia, l'acqua, a ricordo del battesimo, e l'olio, segno della cresima. E proprio richiamando i sacramenti dell'iniziazione cristiana, dopo l'aspersione da parte del vescovo, tutti i presenti sono stati profumati con olio di nardo. Dopo la proclamazione del Vangelo, la riflessione del vescovo, prendendo spunto da due lettere. Eccolo il mio PC, questo piccolo capolavoro che contiene parole certe che abbiamo appena ascoltate. Cos'è questo PC che ho in mano dunque? È il piccolo Vangelo che Papa Francesco ci raccomanda di tenere sempre in tasca, nella borsetta, a portata di mano. Ce l'avete anche nel vostro telefonino, basta volerlo. E allora lì si cerca la luce, lì si trova la compagnia, la risposta, la forza, la luce per la strada che abbiamo davanti. Eccoli dunque i superpoteri di ogni cristiano. In questo senso, come ricordo di questa giornata, il vescovo ha simbolicamente consegnato a ogni gruppo presente uno scudo da supereroe. Su questo segno ricordo da appendere in oratorio lo slogan What's your power? Qual è il tuo potere? L'incontro, animato con il canto dal coro della parrocchia Boschetto Migliaro di Cremona, in un clima di festa, ha aiutato i ragazzi così a condividere la sfida autentica dei sacramenti. Ben ritrovati. A conclusione di questa puntata del nostro settimanale televisivo, uno sguardo agli appuntamenti diocesani della prossima settimana. In questa domenica, 20 maggio, si chiude con l'ultima assemblea plenaria a Cremona il percorso del Sinodo Diocesano dei Giovani. Al centro pastorale si riunirà l'assemblea dei membri eletti che voterà durante il pomeriggio le ultime proposizioni elaborate nel confronto di gruppo. Proposizioni che saranno consegnate al discernimento del Vescovo nel corso della solenne Eucaristia presieduta in cattedrale da Monsignor Napoleoni. Sul canale 211 sarà possibile seguire l'evento in diretta TV dalle ore 18:30 a cura del Centro Televisivo Diocesano. La serata terminerà con un momento di festa e la rappresentazione del musical Jesus Christ Superstar in Piazza del Comune a Cremona. Venerdì 25 alle 18, nella frazione di Boschetto di Cremona, presso la cascina Colombano che diede i natali a Don Primo Mazzolari, si terrà una suggestiva tappa del percorso Le parole di Don Primo. Daniela Coelli interpreterà alcuni brani dal romanzo Tra l'argine e il bosco con il commento di Mario Gnocchi. Con domenica 27 terminerà anche l'esposizione promossa dal Comune di Cremona sulla figura del sacerdote cremonese. Ce ne parla l'assessore comunale Barbara Manfredini.
Siamo nel Palazzo Comunale, nella sala ex violini, dove l'allestimento dedicato a Don Primo continua a riscuotere interesse e successo, tanto che la mostra verrà prorogata fino a tutto il mese di giugno. Davvero chi transita in Palazzo Comunale non può che soffermarsi, richiamato anche dalla voce tonante, quindi dalle parole di Don Primo, attraverso il docufilm che è stato appunto realizzato dalla Diocesi e da Teleradio Cittanova. Davvero una produzione molto interessante e accattivante, nonché i documenti presenti qui che provengono invece dalla Fondazione di Bozzolo, che ringraziamo continuamente. Intanto ricordiamo, tra i tantissimi appuntamenti che hanno visto coinvolte davvero associazioni diverse, giovani letterati, presentazioni di volumi che approfondiscono la vita e la realtà di Don Primo, ricordiamo il 25 di maggio proprio alla Cascina San Colombano, dove Don Primo è nato. Sabato 26 maggio, a 586 anni dagli eventi delle apparizioni, ricorre la solennità di Maria, venerata presso il santuario di Caravaggio. Alle 10, la messa pontificale presieduta dal vescovo Napoleoni, con la benedizione papale e l'indulgenza plenaria. Dalle 14.30 la preghiera continuata del rosario e alle 16.40, come tradizione, la toccante memoria dell'apparizione e la preghiera del vespro. Domenica prossima, 27 maggio, presso il seminario di Cremona, la festa unitaria dell'Azione Cattolica Diocesana sul tema Mi accompagni? Alle 9 l'appuntamento e l'inizio delle attività per associati e sacerdoti assistenti. Alle 12 la Santa Messa e a seguire il pranzo in fraternità. È tutto per oggi, grazie per la vostra attenzione, arrivederci alla prossima settimana.